Maurizio Dopaglio, la capitale del rubinetto con 200 aziende, resta senza banca, l'allarme delle istituzioni. Con un investimento di quasi 2 milioni di euro, Vogonia investe per il recupero della rocca che sovrasta il castello. Alta concentrazione di Escherichia coli nell'acqua del lago Aferiolo, scatta il divieto di balneazione. Primo disco verde per il progetto del nuovo asilo a Intra, Marchionini correre per presentare le integrazioni richieste. La carovana della Sbrinz Route torna in Ossola, oggi tappa Formazzina Reale, sabato pomeriggio a Domodossola. Da oggi a lunedì Villa d'Ossola celebra il suo santo patrono, spettacoli gratuiti, buona cucina e lunedì la processione per le vie della città. Buonasera, ben ritrovati con l'informazione di VCO Notizia. Ad aprire questa edizione del nostro giornale il grido di allarme lanciato da alcuni amministratori del territorio novarese a proposito della decisione di alcuni istituti di credito di chiudere le loro filiali. Per la verità il tema è stato affrontato anche nella VCO nei mesi passati. Ora il caso più eclatante è quello del comune di San Maurizio Dopaglio, una realtà industriale molto vivace del territorio novarese, la patria del rubinetto, pensate, più di 200 aziende su quel territorio, e ora i titolari di queste aziende non solo sono costretti a spostarsi nei centri vicini. È rimasta senza un istituto di credito la capitale italiana del rubinetto. Infatti Intesa San Paolo ha chiuso lo sportello di San Maurizio Dopaglio qualche settimana dopo la popolare di Novara Milano. 3.050 abitanti, 200 attività tra industrie del rubinetto e artigiani. La clientela è stata riversata sulla filiale di Alzo di Pella. Così si devono percorrere quei 3 chilometri che le separano per operare sul proprio conto corrente. Afferma il vice sindaco Diego Bertona, San Maurizio gravita più su Gozzano e Borgomanero, Alzo e Scomodo. Se poi consideriamo che Pognola è nelle nostre stesse condizioni, possiamo affermare che il settore del rubinetto è stato ignorato dagli istituti di credito. C'è l'ufficio postale, ma non può supportare quelle operazioni che fa una banca. Abbiamo incontrato i vertici di BPN ed Intesa San Paolo, ma non c'è stato nulla da fare. È rimasta la filiale di Alzo, perché si trova in locali di proprietà, mentre a San Maurizio le banche erano in affitto. Quasi 4 comuni su 10 nel Novarese sono senza banca e la tendenza rischia di aggravarsi. Nei prossimi 2 anni l'allarme arriva dai sindaci, dalla Banca d'Italia e dal sindacato, ma anche dal sindaco di Novara Alessandro Canelli, delegato ANCI, che dice gli istituti di credito tendono ad abbandonare i piccoli comuni perché meno redditizi. Situazione analoga a Cureggio, dove il sindaco Angelo Barbaglia ricorda l'impegno messo in atto per cercare di tenere aperto lo sportello non ha avuto alcun riscontro positivo. A Meina il sindaco Fabrizio Barbieri ha fatto posare un bancomat. Ed ora invece parliamo di turismo, perché Vogonia investe su questo settore e lo fa con un progetto di quasi 2 milioni di euro per recuperare un emblema del suo territorio. Parliamo della rocca, che dopo il castello appunto è un elemento discriminante. Il piano si inserisce in un progetto partito oramai diversi mesi fa di quella che un tempo era la capitale dell'Ossola Inferiore, con il recupero del castello visconteo. A Vogonia il rilancio del turismo passa attraverso il recupero della rocca, un'antica fortificazione posizionata alle spalle del castello. Compito originario era la difesa del territorio ossolano. L'amministrazione comunale, guidata da Marco Stefanetta, ha ora ottenuto i finanziamenti necessari al suo restauro, un progetto che vedrà la luce nei prossimi mesi grazie ai fondi arrivati dal Ministero dei Beni Culturali. A lavori ultimati, assieme al castello visconteo, potrà essere una nuova meta per i turisti che annualmente arrivano a Vogonia. Il paese è infatti in parte del Parco Nazionale Valgrande e per questo motivo di attrattiva per il turismo, soprattutto straniero. Il recupero della rocca si articolerà in 2 momenti diversi: prima la messa in sicurezza dell'area con consolidamento della struttura, successivamente valorizzazione dei resti architettonici del rudere. Se dovessero venire alla luce anche rinvenimenti stratigrafici o archeologici, creeremo un percorso, spiega il sindaco vogoniese. A completamento del progetto
progetto c'è anche la creazione di un belvedere. Sarà posizionata una struttura tecnologicamente avanzata in grado di proporre ai visitatori anche nozioni di carattere storico. Vorremmo posizionare anche proiezioni e maschere, spiega ancora Stefanetta. Il progetto comprende anche il rifacimento del percorso che dalla Rocca scende verso il Castello Visconteo. Per questo motivo sarà allargato l'attuale sentiero, creando così un collegamento sicuro tra il castello, Palazzo Pretorio, Villa Biraghi Losetti e la Rocca. E a proposito di turisti, andiamo sul lago perché Baveno azzarda un primo bilancio di quella che è la stagione ancora in corso. Grazie alle molte iniziative promosse anche dall'amministrazione comunale, il primo bilancio per l'amministrazione è più che soddisfacente. Sentiamo che cosa è stato fatto. Bilancio positivo per i nuovi servizi che l'amministrazione comunale di Baveno ha offerto per la stagione turistica. Soddisfatto l'assessore Marco Sabatella, oltre a un ricco pacchetto di eventi turistico-culturali non ancora terminato, che ha visto una buona partecipazione da parte di cittadini e turisti, rendiamo noto l'andamento di alcuni servizi che erano in via sperimentale per il futuro e termineranno da qui a fine mese, spiega. Tra questi, il nuovo infopoint turistico a Feriolo. L'idea era di rendere più capillare il servizio di informazione, dato che gran parte delle presenze gravitano proprio sulla frazione feriolese. Solo nel mese di luglio, con 3 ore e mezza di apertura al giorno, abbiamo avuto 1189 presenze, ha detto Sabatella. Nei mesi di luglio-agosto è stata installata anche una ruota panoramica sul lungolago, nella zona delle ex vasche. Il servizio, prosegue l'assessore, pare aver riscosso un discreto successo tra i turisti che, passeggiando sul nostro lungolago, ne hanno usufruito. La ruota sarà smontata domani e, da volontà del gestore, che teniamo a ringraziare per la professionalità, non si esclude che possa essere un arrivederci. Conclude Sabatella: speriamo che le nostre proposte possano aver fatto da cornice a delle bellezze naturali che indiscutibilmente abbiamo, ma vanno rafforzate con eventi e servizi per rendere più agevole e completo il soggiorno ai nostri turisti e rendere migliore possibile la nostra Baveno per i cittadini. Siamo pronti a ricevere consigli per poter migliorare nella stagione 2023. Rimaniamo a Baveno per dirvi che, visto l'esito delle nuove analisi e la comunicazione arrivata agli uffici comunali da parte di Acqua Novara VCO relativamente alla conformità dei parametri dell'acqua prelevata presso l'acquedotto in località Loita, è stata revocata nella giornata di oggi l'ordinanza che imponeva a titolo precauzionale la bollitura prima dell'uso dell'acqua per scopi alimentari. Però c'è un altro divieto che vige a Feriolo. Questa volta interessate sono le acque del lago. È temporaneamente vietata la balneazione nel Lago Maggiore per ragioni sanitarie a Feriolo. L'area interessata è quella della spiaggia di Via Repubblica dell'Ossola. I risultati di analisi condotte il 22 agosto dall'ARPA Piemonte, l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, ha mostrato livelli di Escherichia coli superiori ai limiti. Quelli sulla presenza di enterococchi intestinali sono inferiori alla soglia ma vicini al massimale stabilito dalle norme per la balneazione. Dall'ARPA Piemonte informano che dati di questo tenore fanno pensare ad un episodio di inquinamento di tipo fecale, probabilmente legato a scarichi di origine civile. Non lontano da dove è stato effettuato il campionamento è presente uno sfioratore. Ieri l'ARPA Piemonte ha prelevato un nuovo campione di acque. Gli esiti delle analisi sono attesi per domani. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Intanto vi possiamo dire che si possono fare come i bagni nelle terme di Brigerbad, una delle più grandi strutture termali della vicina Svizzera, una meta molto gettonata anche dagli italiani, anche in questo periodo dell'anno. Allora noi siamo andati a curiosare, vediamo. Una giornata di relax e benessere, di fitness, giochi e divertimento, senza farsi mancare uno sfizioso drink a bordo piscina e uno spuntino, o magari qualcosa di più sostanzioso. Benvenuti alle terme di Brigerbad, in Canton Vallese. In coppia, in famiglia o con gli amici, la meta ideale per staccare dalla routine quotidiana. Le piscine all'aperto, con acqua naturalmente calda, sono tra le più grandi della Svizzera e offrono un panorama mozzafiato sulle vette circostanti. Le piscine termali interne sono un toccasana per artrosi e reumatismi.
Per garantire al meglio la vostra sicurezza, abbiamo 8 bagnini sempre presenti che controllano costantemente tutta la struttura e i suoi ospiti. Nel nostro centro c'è il toboga acquatico più grande d'Europa. Dietro di me ci sono le piscine con un parco giochi per ragazzi e per adulti. Sport e attività per grandi e piccoli, 15 sono i gonfiabili e anche una vasca tutta riservata ai bambini. Ma se il vostro obiettivo è farvi coccolare, potete scegliere la sauna, il bagno turco, diversi trattamenti di bellezza, l'hammam e la rilassante e romantica grotta scavata nella roccia con acqua a 40-42 gradi. Non può infine mancare una sosta a tavola per completare al meglio una giornata speciale. Le proposte sono diverse e per tutti i gusti. Siamo a 45 minuti di Domodossola, abbiamo il ristorante vicino alla piscina con 150 posti dentro e più o meno 100 posti fuori sulla terrazza. Siamo aperti tutto l'anno e adesso in stagione siamo aperti dalle 9 alle 23 di sera. E vi aspettiamo. Sul nostro sito www.brickerbad.ch trovate tutte le informazioni. Tre quarti d'ora da Domodossola e poco più di un'ora da Verbania il tempo per arrivare alle terme di Brickerbad. Noi aggiungiamo che l'itinerario è una piacevole passeggiata a cavallo tra le Alpi italiane e svizzere, attraverso il passo del Sempione con la sua aquila e il famoso ospizio e tanti pittoreschi scorci. Ora noi torniamo ai progetti locali, parliamo di quello che è il progetto del nuovo asilo di Intra. C'è stato il primo disco verde, un progetto importante la cui attuazione dipende dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Un asilo nuovo e moderno da 60 posti, il progetto del Comune di Verbania ha ottenuto un primo via libera per ottenere un finanziamento da 2.400.000 euro del PNRR. L'idea è di costruirlo ex novo, secondo le più moderne caratteristiche, su un terreno di proprietà comunale in Viale San Giuseppe a Intra. Il progetto è stato ammesso con riserva, ciò, spiega il sindaco Silvia Marchionini, significa che come avvenuto per i fondi per la riqualificazione della canottieri poi confermati, vuol dire per noi, come per una buona parte dei comuni ammessi, correre per presentare le integrazioni richieste e poter sperare con molta fiducia nella conferma del finanziamento. Ringrazio il prefetto per il ruolo di sollecitazione ai comuni a partecipare al bando. Ricordo, prosegue Marchionini, che ad oggi sono due le strutture aperte a Verbania, quella più recente di Pallanza con 87 iscritti per il nuovo anno e quella storica riqualificata un anno fa di Renco con 56 bambini iscritti. Sarà necessario, una volta confermato il finanziamento, valutare complessivamente che risposte dare, tenendo conto delle liste d'attesa che riguardano anche bambini di altri comuni. Certo è che questo finanziamento rappresenterebbe una svolta importante per continuare a investire in un ambito importante per le famiglie, confermando Verbania come città attenta alla qualità dell'edilizia scolastica e servizi offerti. Conclude il sindaco, da sottolineare la capacità di questa amministrazione nel saper costruire progetti e reperire significativi fondi europei, come testimoniato dagli 8 milioni del bando periferie, dai 20 milioni del bando di rigenerazione urbana e il recente 1,5 milioni di euro per la canottieri di Intra. Ed ora uno sguardo alla situazione dell'epidemia in Piemonte. I nuovi casi di Covid accertati sono stati 1.273 con un tasso di positività leggermente in salita oggi che si è attestato all'11,2%. I tamponi processati sono stati 11.323, stabile il numero dei ricoveri, 8 nelle terapie intensive, dunque come nella giornata di mercoledì 303 negli altri reparti ordinari, vuol dire uno in meno rispetto alla giornata di ieri. Veniamo ai decessi, ne sono stati registrati 5 nelle ultime ore. Ora parliamo del tema della cittadinanza agli stranieri. A Omegna nelle ultime settimane ne sono state date 12, 10 adulti residenti in città da tanto tempo e 2 invece erano neo maggiorenni. Il vice sindaco Mimma Moscatiello al microfono di Daniele Piovera non nasconde la sua emozione per questo evento. Un tema molto importante, un tema molto dibattuto in questi giorni è quello relativo al conferimento della cittadinanza alle persone, cittadini stranieri. Tra l'altro la scorsa settimana c'è stata proprio la giornata ad hoc.
A Domegna, nelle ultime settimane, quante cittadinanze sono state conferite, Assessore? Da quando siamo stati nominati sono state conferite 12 cittadinanze, 10 a persone adulte che vivono sul territorio italiano da molti anni. Qualcuno è arrivato che era un ragazzino e adesso è un uomo adulto, mentre sono state conferite 2 cittadinanze a 2 ragazzi neomaggiorenni. Proprio per questi ragazzi stiamo pensando con il gruppo dei giovani che fa parte del nostro consiglio comunale e un gruppo di amici che partecipa attivamente, diciamo, alle nostre riunioni, di trovare un modo anche per riconoscere questo momento di grande storia, insomma, nel diventare cittadini italiani. Devo dire che tra gli atti amministrativi che può svolgere un amministratore, quello di conferire la cittadinanza è un momento molto emozionante, perché il giuramento, quando si giura sulla Costituzione, sulle leggi dello Stato, fa riflettere su quanto è importante anche per questi nuovi cittadini riconoscersi nei diritti ma anche nei doveri. Ed è particolarmente emozionante soprattutto quando si trovano situazioni come settimana scorsa in cui abbiamo avuto un papà con un figlio che insieme hanno avuto l'onore di diventare cittadini italiani. Erano molto felici e devo dire che qualche lacrimuccia scappa. Cambiamo argomento. I sommeggiatori della Sbrinza Route oggi sono arrivati in Ossola, hanno fatto tappa in Alta Val Formazza. Da oggi a sabato la carovana percorrerà una parte di quell'antica via che collegava le Alpi ossolane svizzere a Milano. Partita nei giorni scorsi appunto dalla Svizzera centrale, sabato pomeriggio arriverà in Piazza Mercato a Domo d'Ossola, un evento per la città. Molte persone ogni anno infatti affollano la piazza Domese per immortalare il momento con una foto ricordo. Oggi dicevamo appunto la tappa a Riale, Formazza ha accolto i cugini svizzeri con canti e balli, indossando come sempre i costumi tradizionali, sommeggiatori con asini al seguito. Anche quest'anno hanno portato in dote allegria ed entusiasmo. Non sono mancate neppure forme di formaggio, da qui l'evento prende il nome appunto lo Sbrinza. Le prime luci dell'alba di venerdì, la ripartenza alla volta della Valle Antigoni, con sosta a Premia. Sabato appunto dicevamo la tappa finale a Domo d'Ossola con il relativo viaggio di ritorno. Cinque giorni di festa e abbiamo cambiato argomento a Villa d'Ossola per celebrare San Bartolomeo, il santo patrono, tanti eventi, ottima cucina ma anche eventi religiosi, perché lunedì prossimo 29 agosto ci sarà infatti la processione per le vie della città. Apre questa sera la festa patronale di Villa d'Ossola, di San Bartolomeo. Siamo in piazza, Piazza della Repubblica. Al nostro fianco abbiamo Daniele Della Volpe, della Proloco, responsabile un po' di quelli che sono gli eventi che caratterizzano questa manifestazione. Ecco, ce la vuoi brevemente presentare? Sì, allora è praticamente tutto pronto, stiamo ultimando i dettagli, siamo a poche ore dall'inizio della festa. Iniziamo già questa sera, proprio con la serata clou per i giovani, con il Villa Summer Party, la nostra prima edizione, dove ci sarà il nostro DJ Lupo Alberto. Dopodiché ci sarà DJ Panico, che è già una vecchia conoscenza della piazza Villa d'Ossolese, e poi ci sarà il DJ Fargetta, direi che non ha bisogno di presentazioni, ha fatto ballare intere generazioni e abbiamo l'onore di avere Fargetta. Poi venerdì sera, serata latinoamericana, sabato sera si balla con Liscio con l'orchestra ossolana Ticozzi Band, domenica sera abbiamo il tributo ufficiale a Giovanotti con l'orchestra Giovanotte, e lunedì sera tributo alla disco music anni 70-80-90 con la Sherry Band. Ci sono 5 sere, tutte 5 diverse, quindi abbiamo, ce n'è per tutti i gusti. Faccio l'appello, venite a trovarci, vi divertirete, mangerete molto bene. Durante la festa patronale, interessante mostra collettiva al centro culturale La Fabbrica. Una mostra che potremmo chiamare anche La Fabbrica del Color, organizzata dal Comune di Villa d'Ossola, dalla Proloco di Villa d'Ossola e dal centro culturale La Fabbrica.
Lo scopo è quello di presentare al pubblico quegli artisti che hanno aderito alla proposta, tra l'altro completamente gratuita da parte dell'organizzatore, tra cui alcuni con un curriculum notevole, anzi invidiabile. Molti sono già noti, altri ancora poco conosciuti e altri agli esordi. Quest'ultimi comunque sono degni di essere incoraggiati, valorizzati nel loro tentativo e nella loro genuina passione per l'arte. A mio avviso è apprezzabile da parte degli organizzatori la volontà di far stare insieme artisti così che possono confrontarsi, scambiarsi idee ed esperienze, mentre per gli allievi delle scuole è un ottimo motivo per incontrarsi e crescere tecnicamente. In questi ultimi si notano anno dopo anno i miglioramenti dei singoli, alcuni dei quali hanno già trovato il proprio percorso pittorico. La mostra è liberamente aperta a tutti, sono oltre 131 gli artisti, 230 i quadri esposti. La mostra rimarrà aperta fino al 3 di settembre con orari dalle 17 alle 22 e altra festa in corso è quella di San Vito e dunque ci spostiamo a domenica in attesa dei fuochi. Di domenica prosegue il ricco calendario di eventi, l'altra sera sul palco Meniese lo spettacolo di luci con danze di ballerini trampolieri. È davvero una festa, forse anche qualcosa di più, il San Vito di quest'anno che sta richiamando migliaia di persone, nomi nel mondo dello spettacolo, eventi di genere diversi. Lo si è visto con i concerti Lago Bianchi, ma anche ieri sera con San Vito Bimbi e lo spettacolo di luci itineranti con ballerini, trampolieri a danzare vestiti con migliaia di luci e poi ancora con i fuochi d'artificio al forum. Quasi un'anticipazione di ciò che si vedrà domenica sera. Così i festeggiamenti in onore del santo compatrono proseguono. Tutti spettacoli gratuiti grazie al banco di beneficenza dove con il biglietto a 2 euro si continua a vincere. Una coppia di Pieve Vergonte farà una settimana di crociera nel Mediterraneo e altri premi dalle e-bike sono vinti anche da persone che risiedono fuori provincia. Perché San Vito si sta confermando essere una festa a carattere nazionale grazie al richiamo dei fuochi d'artificio sul lago dai grandi nomi del mondo dello spettacolo e dalle iniziative che vengono continuamente proposte. Così la festa si sta avviando verso gli ultimi giorni con domani sera il Duo Idea, cantante e comici provenienti da Zelig. Poi sempre domani, venerdì e sabato proseguiranno gli incontri del Salotto di Diderot per arrivare a sabato con la processione e la benedizione del lago e domenica con i fuochi d'artificio. Ed ora siamo nel Verbano perché qui è partita l'anteprima culturale di Aspettando il Festival. Ospite dell'incontro è stato il giornalista Manuel Sgarella che ha presentato agli amici della rassegna culturale il suo libro dal titolo Il Testamento della Maratoneta, una storia vera. Intervistato da Michele Airoldi, Sgarella ha coinvolto il pubblico nella grande avventura del maratoneta Carlo Airoldi che nel 1896 per partecipare alla maratona dei primi giochi olimpici fece a piedi più di 200 chilometri da Milano ad Atene. Gli incontri con Aspettando Letteratura continuano anche nelle prossime settimane, tutti mercoledì e sabato alle 18 con una discussione oppure un incontro con l'autore, proseguendo con un aperitivo prima della proiezione di un film d'autore o concerto alle ore 21. Tutte le informazioni relativamente agli appuntamenti sono comunque disponibili sul sito o sulle pagine social di Letteratura. Ora siamo arrivati a parlare dello Stresa Festival, come sapete in corso fino ai primi giorni di settembre sul nostro territorio. Mercoledì sera il festival ha fatto tappa all'Isola Bella. Il nuovo palco acustico catapulta per Stresa Festival in questi giorni all'Isola Bella, con tre concerti all'aperto che permetteranno di godere del magnifico panorama che offre il Lago Maggiore. Il primo ieri sera col quartetto tedesco Vision String, composto dai giovani musicisti Florian Willeidner e Daniel Stoll al violino, Leonard Disselhorst al violoncello e Sander Stuart alla viola. La serata si è aperta con prelude di Bloch, seguito da due quartetti di Mendelssohn e Dvorak. Fondato nel 2012, il quartetto d'archi Vision String si è rapidamente affermato sulla scena internazionale di questo tipo di formazioni, con la loro capacità unica di spaziare tra il repertorio del quartetto d'archi classico e le proprie composizioni di generi come musica folk, pop, rock, funk e minimal. I quattro berlinesi stanno attualmente capovolgendo il mondo dei concerti classici.
Stasera esibizione del duo composto da Giuseppe Gibboni al violino e Carlotta Dalia alla chitarra. Domani, sempre nella Catapulta all'Isola Bella, il concerto per voce, quella di Marco Paisley e cinque strumenti, commissionato da Stresa Festival. Protagoniste le canzoni di Pasolini, sette capitoli per commemorare il poeta nel centenario della sua nascita. Dalla musica allo sport, e allora parliamo di ciclismo, perché c'è da dirvi che è arrivata la sesta vittoria stagionale per il vignonese Filippo Ganna, che ha vinto il breve prologo di 2,7 km che ha dato il via alla Deutschland Tour, ovvero il Giro di Germania organizzato da ASO, che terminerà domenica a Stoccarda. Il vignonese in maglia iridata ha fatto sua la breve corsa contro il tempo, che tutto sommato non si addiceva solamente ai corridori avvezzi a correre contro il tempo. Dunque ancora un abbraccio al ciclista di casa nostra. Io mi fermo qui, non ci sono altre notizie, però per gli aggiornamenti vi rimando come sempre all'appuntamento col nostro sito all'indirizzo viceazzurratv.it. Poi ci sono le pagine social, come sempre, se volete. Io vi aspetto alle prossime edizioni del giornale. Buona serata.